Buonasera a tutti e ben ritrovati. Abbiamo visto nel precedente video come purificare gli oggetti, quindi amuleti, talismani e quant'altro, ma vediamo le pietre. Dunque, le pietre hanno in sé tutto ciò che serve, hanno già delle proprietà particolari, delle proprietà energetiche e hanno semplicemente bisogno di tanto in tanto di essere scaricate. Pulite e rigenerate energeticamente. Come si fa? Basta prendere una pietra, metterla sotto il getto d'acqua corrente per qualche minuto, quindi potete metterla nel lavandino sotto il getto dell'acqua del rubinetto e lasciarla lì almeno un paio di minuti, o anche di più. Dopodiché prendere la pietra e posarla preferibilmente all'aperto, ma non è indispensabile, lasciarla asciugare all'aria. A mio parere è meglio e preferibile non sotto i raggi diretti del sole. Semplicemente lasciarla asciugare all'aria, senza strofinarla quindi, e poi la pietra sarà pulita e rigenerata. Ho letto su internet che molte persone usano il sale, dicono ad esempio di lavare la pietra con acqua e sale. Io non sono d'accordo perché per le pietre, secondo me, il sale è come un po' un antibiotico per l'essere umano, cioè cancella tutto. Quindi, se voi avete riposto un'intenzione particolare in una pietra, se voi avete dato un'impostazione particolare a una pietra, perché è anche possibile esprimere un'intenzione e imprimerla sul cristallo, cioè voi potete decidere che questa pietra possa essere per voi un talismano di protezione, ad esempio, oppure che possa darvi pulire le vostre energie, che possa darvi energia nel momento in cui ne avete bisogno. Sono tante le intenzioni che si possono esprimere. Questo si fa semplicemente tenendola in mano, esprimendo l'intenzione una volta e poggiandola poi su un tavolo per qualche minuto. Da quel momento in poi la pietra avrà questa predisposizione che voi avrete dato. Dunque, ogni intenzione con il sale, secondo me, viene annullata. Per questo vi consiglio di usare sempre solo acqua semplice. Se invece c'è, secondo voi, in una pietra c'è qualcosa che non va, c'è una forte sensazione negativa quando la tenete in mano o chissà che altro, allora in quel caso sì, mettetela in acqua e sale per un po' e poi potrete esprimere nuovamente l'intenzione che volete affidarle. Oppure, se la pietra dovesse spezzarsi, dovesse scheggiarsi, allora in quel caso potreste decidere di seppellirla in luna nuova e recuperarla il giorno dopo la luna piena, in modo che possa in qualche modo ristabilirsi nella terra, nel suo elemento naturale. Grazie a tutti e buonanotte.